Addirittura la Corte Suprema tedesca dice, beh, calmi però a pensare che voi fate debito, emettete dei titoli e li compra tutti la BCE. Qua noi tedeschi abbiamo delle regole che ci dicono che questo comportamento da parte della Banca Centrale deve essere in qualche modo misurato, equilibrato. Chi ci assicura che siamo equilibrati quando compriamo così tanti titoli? Ora l'ho messa un po' in maniera facile, ma sostanzialmente la sentenza di oggi dice questo. Ci dobbiamo preoccupare? La sentenza di oggi è una sentenza preoccupante, non sull'immediato. Io ho detto i danni sono limitati per adesso. Perché sono limitati? Perché tutto sommato non interviene sull'immediato. Infatti la BCE per adesso non ha nessun problema e continuerà a fare quello che sta facendo, che ripeto è molto più di quello che fece 10 anni fa e ci sta salvando con la forza della BCE. Lo dico perché in tanti in Italia parlano di Italexit, in tanti solleticano questa idea dell'uscita dall'Europa, di dire ce la facciamo per conto nostro, la Banca d'Italia fa e con le sue spalle tiene tutto. Non è così, perché una crisi così violenta noi abbiamo bisogno della copertura dell'intero sistema europeo. Non ce la faremmo da soli come Italia, non saremmo in grado perché le dimensioni di questa crisi sono senza precedenti, allora, non ce la farebbe nessuno dei paesi europei da soli. Quindi la questione in questo senso, secondo me, va vista proprio in quella direzione. Quella tedesca è una brutta notizia, in parte perché i tedeschi hanno dato un segnale, secondo me, molto negativo, cioè hanno detto prima i tedeschi. E siccome a me non piace, perché non è il modo col quale si fa l'Europa, al quale si sta insieme, se ogni paese dice prima io, no, dobbiamo vedere chi ha bisogno e dobbiamo trovare il modo però, insieme. Io sono sempre stato dell'idea che bisogna dire prima chi ha bisogno, volta è il tedesco, una volta è l'italiano, una volta è lo spagnolo e si risolvono i problemi insieme, però, questo è il senso dell'Europa. Prima gli italiani aveva un grande successo prima che arrivasse il Covid. Adesso con il Covid forse i partiti antisistema, anzi chiedo a lei il parere come stanno vivendo questa crisi e questa emergenza, però c'è il grosso pericolo anche da quello che lei dice, che in questo bivio gli italiani si trovino a scegliere tra i partiti, tra virgolette, populisti e quelli a difesa del sistema. Siamo in un momento decisivo anche dal punto di vista politico, no? Sì, lo siamo, sta crescendo l'euroscetticismo anche in Italia e sta crescendo perché c'è bisogno, c'è voglia di una protezione europea, sta crescendo anche perché è facile prendersela con i vicini. Io penso, l'ho detto prima, in alcuni casi alcune colpe sono nostre, alcune spese che non dovevamo fare le abbiamo fatte noi, non è che le hanno fatte i tedeschi. Ma il tema di fondo qui è essere forte e credibile per richiamare tutti a una solidarietà europea che deve esserci perché è interesse di tutti. Perché se non ce la fa l'Italia, se non ce la fa la Spagna, poi alla fine viene giù anche la Germania, viene giù l'intera Europa. In questo momento la forza della risposta europea deve essere esattamente questa. L'idea europea nasce esattamente per essere più forti in queste circostanze e credo che questa debba essere la nostra forza. Abbiamo fatto un'alleanza con francesi, spagnoli, portoghesi, col Belgio, con l'Irlanda. È stata una scelta importante che si basa su uno scontro, su due filosofie e noi dobbiamo vincerla questa partita. Le due filosofie sono da una parte olandesi e un po' i tedeschi che dicono l'Europa serve a dare stabilità finanziaria, poi le scelte per la crescita le fa ogni paese per conto suo. Noi diciamo no, il sistema è talmente integrato che le politiche per la crescita dobbiamo farle insieme e noi dobbiamo vincere. Abbiamo già vinto una volta, Spagna, Francia e Italia insieme imposero ai tedeschi di scegliere Mario Draghi come successore di Trichet la volta scorsa. E attenzione, perché il candidato alternativo era un tedesco, era il capo della Bundesbank. E furono Francia, Spagna e Italia insieme. Dobbiamo fare la stessa cosa adesso, dobbiamo fare un nuovo whatever it takes. E dobbiamo farlo noi insieme. Presidente Letta.